di passare ringraziamenti, è doveroso lasciare il microfono al nostro parroco. Grazie, ma grazie veramente, siete bravissimi, è vero? Ma dico io, e lo dico davanti al vescovo pure, che ringraziamo per essere venuto. Ma dico io, qual è la gioia più grande di un parroco? Io credo, qua c'è anche Padre Stellino, me lo può forse confermare, io credo, ma questo lo dico per me, come una certezza, loro lo sanno perché glielo dico sempre, che le famiglie, e questo è un invito per tutte quante le famiglie, ecco. Ecco, va bene, le famiglie sono un grande tesoro, sono il tesoro, devo dire, prezioso, il più grande tesoro che nelle parrocchie ci possono essere, e tutti quanti siamo famiglie, tutti quanti siamo figli, tutti quanti siamo genitori, tutti quanti siamo educatori. Queste famiglie, che sono soltanto una parte del mega gruppo famiglie che c'è qui a Paceco, e io lo ringrazio perché con amore rispondono ad una vocazione chiamata matrimonio, rispondono ad una vocazione chiamata educazione verso i figli. Questi figli, gli stessi che questa sera hanno recitato, hanno parlato, hanno cantato con i loro genitori, sono di esempio. Io mi auguro che tanti di voi che siete, perché lo so, ecco, spinti e incoraggiati, ecco, da questo gruppo di famiglie, possiate, ecco, anche voi desiderare di farne parte. C'è chi canta, c'è chi balla, c'è chi fa teatro in tutti i sensi, c'è cucocchi. Io mi auguro che tutti quanti ci possiamo sentire una sola comunità, una sola famiglia di Dio, e questa è la cosa più bella che vi potevo dire. Io non posso non farlo, eccellenza, la devo chiamare per forza per farci dare la sua benedizione e quindi augurarci la sua buona Pasqua anche. Venga. Circa due anni fa il nostro vescovo è venuto a vedere Madre Teresa e ha notato i coniugi che lavoravano e i figli che erano spettatori. Noi, incentivati anche da lei, abbiamo voluto coinvolgere in questo musico i nostri figli, quindi lavorare assieme ai nostri figli. Adesso il nostro vescovo che ci dice? Intanto sono quasi senza parola, perché non è facile nel mondo di oggi, dove la famiglia viene vilipesa, viene bistrattata, viene trattata male in tutti i sensi, compreso anche il discorso economico, così come i nostri governanti lo pongono, esserci delle famiglie che credono nel valore del matrimonio, della famiglia cristiana, e quindi esserci nella testimonianza della vita è un miracolo bello ed è un segno di speranza grande. Le ultime terre, il prossimo, resta poterlo fare nella Chiesa Nuova, sarà pronta quanto prima, e quindi mi auguro che in quella sede, oltre a celebrare l'Eucaristia, una volta vorrei vedervi lì con un esito bello quanto questo, è ancora più numeroso,
vi ho contata all'incirca quelli interessati, siete una cinquantina. Dico, se la prossima volta raddoppierete sarete 100, siccome è grande la chiesa, dico, lo scenario si presta, quindi potrebbe essere quello un auspicio bello per tutti. Grazie, è una sfida.